Prossimo messaggio? Sì. Da parte di Antonio, un altro nuovo fratello. Che Dio vi benedica, che prosperi la sua grandezza su di voi e che vi dia la pace, la serenità e la carità, amore, perché facciate tutto secondo la sua volontà. Ditemi come posso fare per tradurre in tedesco ciò che dite, oppure ciò che scrivete. Grazie Gesù. Dio mi benedica, abbiamo pregato per traduttori, infatti, perché infatti sì. Il tempo è molto 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 corto, fra poco non sarà così facile trasmettere. Trasmetteremo finché possiamo, fratelli, alla radio trasmetteremo, però se l'anticristo e gli anticristi bloccano queste trasmissioni, scaricatevi tutti i nostri messaggi e se vedete che vi aiutano scaricateli tutti, impacchettateli e fate delle copie, perché a volte metti tutto su una hard drive, così dice, del disco duro esterno, e poi quello si rompe e perdete tutto. Sempre avere, noi qui abbiamo le cose importanti, le abbiamo sempre doppiate, sì, sì. E a volte si rompe il disco duro, grazie a Dio che sono copiate, sì. Quindi fatelo anche voi, perché vi assicuro che la nostra radio non continuerà per sempre. Noi siamo una voce nel deserto, deserto spirituale, chiesa deserto, di chiese addormentate, e siamo sulla montagna che stiamo trasmettendo, ma non credete che potrà durare molto. Quindi non so se durerà forse qualche mese, forse chissà qualche anno, non lo sappiamo. Però una cosa siamo sicuri, dovremo smettere presto di trasmettere. Quindi vi consiglio, fratelli, riempitevi di Spirito Santo, battezzatevi nello Spirito Santo. Come si fa? Cominciate a obbedire. Fratelli pensano, io ho pregato Spirito Santo e non l'ho ricevuto. Sai perché? Perché tu disobbedisci. Comincia a obbedire allo Spirito Santo, comincia a obbedire a quello che sai. E vedrai che spinge la macchina che ha la batteria scarica. Comincia a spingerla, gli uno spintone non parte, spingila di nuovo. Io so che spesso ho avuto macchine con batteria scariche, e a volte devi spingere 3 volte, 4 volte finalmente, poi chiami aiuto, senti siamo qua in 5, in 4, dacci una mano, e dopo finalmente la macchina parte. Ecco, quindi metti in pratica il Vangelo che conosci, ubbidisci il Vangelo che conosci. Amare Dio e ricevere la salvezza non è l'arrivo, come certe chiese credono, è la partenza. Amen. Una volta che hai la salvezza, tutto comincia. Devi andare a evangelizzare, devi essere un piccolo Gesù. Amen? Amen. Quindi se fai questo, cominci a obbedire il poco di Vangelo che capisci, predicare il poco di salvezza che capisci, vedrai che il Signore viene e ti mette in moto il motore, la macchina. Amen. Parte, arriva lo Spirito Santo. Giovanni 14, 23 dice, se uno obbedisce alla mia parola, noi veniamo e abitiamo in lui. Amen. Ubbidisci il poco che sai senza Spirito Santo, senza battesimo Spirito Santo, senza conoscere la Bibbia, senza quegli sciocchi diplomi di religioni morte che dicono se non c'è un diploma morto di teologia non puoi fare niente. Non ascoltare quelle bugie, sono bugie e bugie. Gesù ha scelto 12 discepoli ignoranti, comincia subito. Non hai bisogno di aspettare che risponda a tutte le domande dei testimoni di Geova, perché quando hai imparato, allo stesso tempo quando ti hanno insegnato quello nelle scuole teologiche, allo stesso tempo ti hanno insegnato a sederti a fare niente. Prossima. Okay. Risposta a tutto o c'era altro? Non ho chiesto ancora la domanda. Ah no? No, questa è stata l'introduzione solo. Ah sì? Ecco, è un esempio come Dio ha fatto il motore partire, il motore di Giuseppe. A volte va e non si ferma. Ok, fai la domanda. Da parte di Antonio, continua il messaggio. Ok. Si sente dalla tonalità di voce che Giuseppe è stato battezzato spiritualmente. Sì, sono stato battezzato. Amen. Sì, è vero. E dalla tua voce che sei una che combatte per una causa giusta, la più grande di tutte. Far conoscere chi è il vero Dio e il suo figliolo, nostro Re e Signore, perché chi ha visto Lui ha conosciuto il Padre. Una domanda. Cosa ne pensa, Giuseppe, di coloro che cadono all'indietro quando un pastore o un diacone prega con le sue mani su di lui? E poi ha chiarito la domanda, ci ha scritto un'email proprio adesso, e ha detto, in Isaia c'è scritto che Dio rinnega colui che cadrà all'indietro. Mentre coloro che hanno visto Dio o Gesù, tutti caddero con la faccia a terra e si prostrarono. I più sentiti saluti è che il Dio dei Dei, il vero Dio, vi benedica.
Amen, dite benedico fratello, grazie. Ma guarda, sì, sono d'accordo che oggi sono predicatori, specialmente di televisione, che impongono le mani e se quello non cade gli danno una spintarella, ho visto. E che gli, danno, gli aiutano un po'. E allora quando uno si sente spinto dice, ah, ho capito, la prossima sequenza nel copione, qui bisogna cadere. Sì. E allora vedi sul palcoscenico, perché è un palcoscenico, e tutti questi predicatori che fanno guarigioni anche, però vedi 5, 10, 20 persone tutte buttate per terra. Ogni tanto c'è qualcuno che si guarda intorno se è il momento di alzarsi o no. Cioè a volte sono vere, a volte sono, diciamo, sai, devono fare la scena, no? Mm-hmm. E non, neanche c'è una regola, capisci? A volte lo Spirito Santo, infatti nella Bibbia Daniele dice se cascai a terra come morto, e Apocalisse 1 quando Giovanni vide Gesù, cosa fa? È caduto a terra? Anche lui? E, insomma, diversi esempi nella Bibbia che cadono, se cadono indietro o in avanti non è specificato. Quindi io non prenderei una scrittura di Isaia che dice che bisogna cadere in avanti e non indietro. No, in Isaia dice che Dio rinnegherà colui che cadrà all'indietro. No, ma quello non vuol dire quello. E cosa vuol dire? No, in inglese è tradotto backsliding. Vuol dire trarsi indietro spiritualmente, abbandonare il Signore. Ah, ok, abbandonare Dio. No, sì, andare indietro nello spirito? Trarsi indietro dalla volontà di Dio. Cioè, come tu vai alla chiesa, e se, tu sai, sei venuto con me in molte chiese in Europa ed orientale, sì. E tu traducevi ungherese, altre lingue, romeno, ungherese. E Dora traducevi in polacco, poverina ha imparato polacco. io sono testa dura con le lingue. Per miracolo ne parlo tre. E guarda, perché io sono un po' vecchiotto, quando ero giovane imparavo prima, no? Ho imparato lo spagnolo in 5 mesi, tra l'altro, nel 79 in Venezuela. E comunque adesso no, adesso lingue ci vado lentamente. Allora guarda, praticamente tu ti ricordi, no, ti abbiamo evangelizzato in una volta mi pare in Italia, no? Evangelizzavamo sì. In Italia. Eravamo in Sud Italia. E, perché di momento io quando prego per la guarigione, Spirito Santo, non mi interessa che cadano. Mi interessa che si alzino per Gesù. Mm-hmm. Va bene, allora, cosa succede? Abbiamo pregato in questo posto, ti ricordi? Era un incontro di come 30 persone, sì, una casa privata. Ecco. E allora, questo ha chiesto una preghiera, qual è il suo problema? No, tutti hanno chiesto preghiera. Tutti, uno a uno, hanno chiesto preghiera o spiritualmente o fisicamente, avevano dei problemi. E tra questi due, tra questi tutti che hanno chiesto preghiera, c'erano due persone, una sorella, una donna e un fratello, che hanno avuto delle esperienze. Sorella spirituale, fratello spirituale, non erano fratelli carnali? No, noi abbiamo pregato per tutti uno a uno, tu hai messo le mani uno a uno su tutte le persone che hanno chiesto preghiera, sì. E quando hai messo le mani su questa sorella, lei è caduta indietro? Sì. She laid on the floor? E giaceva quindi sul pavimento. È rimasta lì per qualche minuto, non si alzava, sì. Con gli occhi chiusi era lì. Sì, è caduta, proprio è crollata. Sì, e un altro fratello lo stesso. Sì, un fratello che infatti lui veniva da un passato brutto, con droga, con molte cose illegali, però ha partecipato a questa riunione. Che è stato invitato, quando era arrivata era molto superficiale, sì. Era lì per fare contento qualcuno. Sì, 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 era superficiale. Però il Signore l'ha colpito. E quando tu hai messo le mani su di lui, hai pregato per la guarigione, lui è caduto anche lui sulla terra, è rimasto lì per come 10 minuti. 10 minuti, sì. E gli altri non sono caduti, no. Abbiamo pregato, abbiamo finito la preghiera, quelli sulla terra li abbiamo lasciati e abbiamo detto va bene, così si sentono loro. Lo Spirito Santo sta lavorando. Ok. E dopo un tempo si sono alzati e i due hanno avuto esperienze con il Signore, mm-hmm. E ci hanno contato, ma la cosa più forte è stata lui, il fratello, che ha detto che il Signore mi ha parlato, con gli occhi chiusi ho sentito la voce di Dio che mi ha detto io ti perdono, vieni da me, comincia la tua nuova vita perché io sono con te, io ti amo, perdono tutto. E lui è stato così felice. E prima è vero, come tu dicevi, era superficiale, però adesso era una persona cambiata, aveva luce negli occhi, era felice, pensava solo a Dio, era bello. Bello, bello. Era cambiato completamente. Completamente prima era cambiato. Superficiale, quasi mi prendeva in giro. Mm. Però siccome veniva da un passato incredibilmente cattivo, droga, eccetera, e crimine, il Signore gli
diciamo, gli ha dato l'ultima possibilità, lui si è aperto, sì, sì. E bang, è stato come uno shock, è cascato. Ma vediamo che nella Bibbia, io e Daniele, Apocalisse 1, cosa dice Apocalisse 1? Quello dice quando Gesù si presenta a Giovanni. Apocalisse 1? Sì. Qui vediamo che Gesù appare a Giovanni. Sì. Allora. 17? Sì, giusto. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ok, anche per esempio Daniele 8,18, qui dice, mentre egli mi parlava, vedo che ci sono delle scritture in referenza qui, mentre mi parlava io mi lasciai andare con la faccia a terra profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Grazie Gesù. Allora, è possibile che quando un pastore prega con le mani su una persona, la persona può cadere indietro? Però non è una regola che deve essere ognuno di noi cadere. No, a me mi è capitato solo quella volta lì, perché non mi interessa che cada, a me mi interessa che si alzino e seguano Gesù. Infatti tu hai pregato tanti anni per tante persone, per la guarigione, per Spirito Santo, sì, e l'unica volta è successo adesso, in quel momento. Lì, perché sì, non è limitato, no? Infatti non mi interessa che cada, vogliono cadere che cadino, ma a me non è che gli do le spinte, ci mancherebbe altro. E persone sono state guarite, liberate da demoni, ricevute la salvezza, di solito non cadono. Senza cadere. Bene, questo risponde alla domanda? Ok. Quindi non c'è una regola, non fratello. C'è una regola, possono cadere se vogliono. Però deve essere lo Spirito Santo. Deve essere lo Spirito, non diamo spintarelle come fanno visto certi guaritori in televisione che gli danno spintarelle. Gli fanno capire che devono cadere. Finita la domanda? Sì. Quindi Dio benedica il suo fratello. Amen. Amen. Prossimo messaggio da parte di Francesca. Anche lei una nuova